Fabio Angileri, amministratore della parrocchia di San Francesco d'Assisi, qui ad Alcamo, dunque si entra nella fase culminante dei festeggiamenti, della celebrazione in onore di San Francesco, appunto, e si vuole questa sera avviare il mese di ottobre con una fiaccolata per la pace. Ecco, un commento su questo evento. Sì, è un momento di preghiera soprattutto per la pace, ma anche un momento di unità fra le fraternità Ofsi di Alcamo, perché gireremo attorno alle fraternità, andremo prima a Santa Chiara, poi a Santa Maria e poi ritorneremo qui per concludere questo piccolo percorso. È un momento di preghiera per anche rendere Francesco, che è patrono d'Italia, anche patrono della pace, per in questo momento in cui nel mondo tante guerre, non solo quelle in Ucraina, hanno contaminato questo nostro mondo con la guerra. Quindi cercheremo di pregare attraverso anche le figure di Francesco in questa serata per essere insieme tutte le fraternità del terzo ordine francescano secolare di Alcamo. Bene, il 4 ottobre le celebrazioni in onore di San Francesco nella giornata proprio dedicata a Santo Patrono d'Italia. Sì, il 4 ottobre vivremo appunto l'ultimo giorno con la benedizione degli animali nel pomeriggio e poi la sera con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario Generale di Trapani, Don Alberto Genovese, con la presenza del Sindaco che offrirà la lampada votiva e una preghiera in onore del Patrono d'Italia. Riceviate con animo benigno il Santissimo Corpo e il Santissimo.
E nel centro storico di Alcamo prosegue intanto l'iniziativa che certamente ha un valore di pace e di fratellanza fra i popoli e di valorizzazione di ciò che è interculturale, ovvero finestra verso la Romania. Già annunciato questo evento in un precedente servizio video qui su Alcamondo Blog, e dunque qui siamo nell'atrio del Collegio dei Gesuiti, dove viene data la possibilità anche di degustare prodotti tipici rumeni, ma ci sono anche degli stand dedicati all'artigianato e a scambi artigianali tra Romania e Italia, più in particolare con l'artigianato siciliano. E musica in Piazza Ciullo, qui ascoltiamo Antonia Gheorghi Shor per questo festival Finestra verso la Romania.